Si torna in consiglio comunale con diversi punti all'ordine del giorno e tanti debiti fuori bilancio da riconoscere. Si torna in aula nel giorno in cui l'amministrazione comunale festeggia un ottimo risultato, quello della fuoriuscita dal piano pluriennale di rientro. Dunque, da ieri il comune di Foggia è libero da vincoli e lacci e può guardare al futuro e a nuove programmazioni. Ed è proprio qui che si inserisce il gruppo delle opposizioni. Proprio in questo contesto, il consigliere comunale di Forza Italia, Raffaele Di Mauro, evidenzia che da adesso in poi ci sono però i problemi da risolvere. Stiamo cercando di dare anche noi un contributo, quantomeno in termini di attenzione e di proposizione. Sono tante le questioni che abbiamo posto sul tappeto, stiamo vedendo che questa amministrazione annaspa ancora nella sua partenza, distribuisce deleghe ai consiglieri comunali, diciamo alquanto divertenti, ma poi i problemi reali non sono ancora diventati il punto primario all'ordine del giorno. Speriamo che le cose cambino quanto prima. Abbiamo invitato ripetutamente questa amministrazione a porsi degli obiettivi forti e chiari e speriamo, insomma, che prima o poi si riescano a vedere un po' di soluzioni ai tanti problemi che abbiamo a Foggia. Una buona notizia dunque, quella annunciata dal sindaco Marida Episcopo, che ammette effettivamente che ci sono criticità e priorità nell'agenda dell'amministrazione comunale, tanti infatti temi da affrontare e i nodi da sciogliere, a partire per esempio dalla questione parcheggi. Da questo momento in poi, evidenzia il sindaco Maria Aida Episcopo, sarà il comune più oculato a guardare quelle che sono le difficoltà da risolvere. Dunque, occhio ai problemi della città, perché adesso i foggiani chiedono attenzione. La fuoriuscita dal piano di riequilibrio ci entusiasma e ci apre nuove prospettive, per cui finalmente possiamo fare progettazioni strategiche, non solo prudenziali e in retromarcia. Le vorremmo fare ascoltando molto le commissioni consiliari, ascoltando gli stakeholder e anche i cittadini, anche a partire dai cittadini più piccoli, perché sono arguti, emancipati e hanno veramente un anticipo cognitivo tante volte rispetto agli adulti. Per cui è un risultato che una nuova nascita rappresenta, e quindi noi utilizzeremo queste risorse come le buone madri e i buoni padri di famiglia. Lo faremo in modo concertato, in modo coprogettato, e lo faremo senza sprechi, lo faremo, ecco, pensando al costo opportunità di ogni azione e al costo giusto per ogni acquisto e per ogni intento.